amici bianconeri, oggi 20 agosto 2023, finalmente arriva il turno della Juventus in campionato. Il campionato è iniziato ieri, abbiamo visto il Napoli vincere a Frosinone per 3-1, il Verona vincere ad Empoli per 1-0, l'Inter vincere in casa per 2-0 col Monza e la Fiorentina vincere a Genoa per 4-1. Inizia bene il campionato per le altre squadre, speriamo inizi bene anche per noi. Allora, parliamo della conferenza stampa di Allegri. Ieri le maggiori domande sono state sul calciomercato, dove Allegri non ha risposto appieno alle domande, anzi le ha dribblate dicendo che è contento della squadra che ha, però bisogna stare attenti perché comunque fino al 2 settembre può succedere di tutto. Lui confida nel lavoro di Manna e Giuntoli e pensa al campo. Poi ci sono state domande sulla questione se pensa che lui è favorito per vincere lo scudetto. Ha ribadito il fatto che è importantissimo arrivare nelle prime quattro, si fanno piccoli passettini alla volta e comunque rivendica il fatto che l'anno scorso siamo arrivati terzi e siamo stati esclusi dalle coppe e quindi a parte l'amarezza ci deve essere una grande rabbia per affrontare questo campionato. Ebbene, questa era più o meno la conferenza stampa di Allegri. Allora parliamo anche dei convocati. Sono stati convocati tutti, anche Paul Pogba, tranne Moise Kean che a detta di Allegri ha preso una botta e quindi è fuori per indisponibilità fisica. Ieri erano anche apparse voci sul fatto che Moise Kean era stato messo fuori rosa per questioni extracampo, cioè si presentava in ritardo agli allenamenti e cosa era stato punito, cosa smentita direttamente dalla Juventus con un comunicato dove ribadisce che il giocatore è infortunato. Bene, allora i numeri di maglia. Bene sì, Fagioli ha preso la numero 21. Che ricordi con quella numero 21? Zidane, Thuram, Dybala, Pirlo. Una bella responsabilità. Speriamo che questo giocatore predestinato faccia la storia della Juve e sia davvero una bandiera, perché qui le bandiere nella Juve, non solo nella Juve, anche in tutte le altre squadre faticano a stare, non ci sono più bandiere, vanno tutte dove ci sono i soldi. Allora, la formazione di stasera io credo che vedrà Szczęsny in porta, la difesa conoscendo Allegri sarà tutta brasiliana con Danilo, Bremer e Alexandro, e con Gatti pronto a subentrare, centrocampo con Locatelli, Rabiot e Miretti favorito su Fagioli. Sulle fasce Weah e Kostic, in ballottaggio con Cabiaso, in attacco Vlahovic e Chiesa. Speriamo che stasera sia una bella Juventus e faccia una grandissima vittoria. Il pronostico di stasera, adesso mi affido al mio amico Savio che è uno dei più bravi ragazzi a fare i pronostici sulla Juventus. Savio, Vuoi pronosticare un risultato per la Juventus stasera? Visto che tu sei uno dei più bravi pronosticatori di risultati. Sì, speriamo che diciamo questa sera la Juventus ci faccia sorridere. Presumo un 2-1 per la Juventus. Dovrebbe. Ci vogliamo sbilanciare? I marcatori secondo te? Vlahovic segnerà sicuramente. Dovrà dare quel segnale che manca da molto tempo. E Chiesa come lo vedi? Speriamo faccia il suo dovere, che alzi un po' la testa a guardare qualche diciamo così amico nell'aria di diciamo per procurarci un bel gol, per fare un bel gol. Allora, Pogba è stato convocato, secondo te qualche spezzone di partita lo gioca? Dovrebbe, secondo me farà gli ultimi 15, gli ultimi 20,
Speriamo. A risultato acquisito. Speriamo anche quello. Va bene, dai, abbiamo detto tutto. Forza Juventus, sempre, fino alla fine. Sempre. Forza Juve. Ciao a tutti.